Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a MotoGP 21. Allora ragazzi, prima di continuare a fare il campionato di Aragon, allora mi è arrivata un'offerta dall'Aprilia, però non lo so se accettare l'offerta dell'Aprilia oppure l'Honda Castro è interessata, oppure c'è l'Aprilia, l'Honda. Dicevo. È la Aprilia. Allora ragazzi, io direi, non lo so, guarda, una stagione, due stagioni, cioè l'Aprilia Racing Team Gresini, l'Aprilia Racing My World. Io non lo so ragazzi, dai, ditemi voi ragazzi come mi devo comportare. Poi un'altra cosa vi devo dire anche. Purtroppo ragazzi, purtroppo, ho perso tutti i salvataggi, ho perso. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono simulato tutte le sessioni, mi sono simulato tutte le gare precedenti e praticamente in teoria, in pratica, sono rimasto praticamente dove ci siamo lasciati. Ho cambiato la moto, però comunque mi dispiace ragazzi, purtroppo il salvataggio non si può più recuperare. Comunque ragazzi, io adesso mi faccio le prove libere e poi come sempre ci vediamo in qualifica e poi ci facciamo la gara, ok? A tra poco. Allora ragazzi, mi sono fatto le prove libere e adesso andiamo in qualifica, andiamo. Allora ragazzi, vi chiedo ancora scusa se non vi ho portato per un paio di giorni, cioè per 2 giorni in MotoGP, ma purtroppo ragazzi, come vi ho detto prima, il salvataggio mi si è corrotto. Quindi ragazzi, adesso ci facciamo le qualifiche. Quindi, qualifiche. Poi ragazzi, fatemi sapere se... ovviamente le gomme consumate, vabbè. Fatemi sapere se per il fatto di se rimanere su questo team, che comunque non è più il Ducati che avevo prima, ma è un KTM. Quindi fatemi sapere voi ragazzi se continuare con questo team oppure cambiare team, che io sinceramente non lo so ragazzi. Allora, vamose. Facciamoci un giro pulito, anche se ho le gomme consumate, ci sta. Ripeto ragazzi, per il fatto riguardo i salvataggi non me ne sono accorto proprio, però si è corrotto il file, quindi... Quindi vamo se piano. Piano. Poi vi devo portare anche Trider Life Simulator. Ovviamente anche con Resident Evil saranno i 3 giochi più accreditati. E vi ricordo anche di passare sul mio canale Twitch. Eccolo, e cominciamo con i flashback. Cominciamo. Allora ragazzi, vi ricordo anche di passare sul mio canale Twitch, che link in descrizione. Il canale si chiama comunque Astef1, non ho potuto mettere Astef Gaming, però comunque si chiama Astef1, si chiama, però comunque le gomme sono consumate, quindi non so che giro farò, però comunque ce ne facciamo 2 giri, quindi panico. Dai. Ah, sta curva poi la odio. Sta curva non mi piace per niente. Dai. Vabbè, un po' lungo. Dai. Vabbè, devo cambiare le gomme, ragazzi. Stanno un po' consumate, vabbè. Sempre 1,56 faccio. Vabbè, dai, facciamo una cosa. Andiamo ai box, ragazzi. Cambiamo le gomme. Cambiamo. Perché ovviamente si sono consumate parecchio. Io direi, appla. Lasciamole soft. Mettiamo le soft perché comunque
Le ultime medie mi servono per la gara comunque, no? Facciamo l'ultimo giro e poi andiamo in gara, ragazzi, eh? Perdiamoci in chiacchiere e vediamo se riusciamo a. Vabbè, facciamoci l'ultima curva verso il traguardo. Dai, dai, Steph. Sempre 1,56 faccio, dai. Sempre 1,56, sempre 1,56, dai. Vabbè, dai. Finiamo la sessione, vediamo. Ovviamente penso che. Ah, decimo, 1,56. Bene. Ma io non credo che riuscirò mai a. Allora, ricapitolando, vediamo un po' dove ci siamo, come ci siamo, però io ovviamente, allora, mettiamo le medie, ovviamente io metto la mescola più dura dietro, quindi freni ci siamo. Allora ragazzi, pronti? Si parte con il Gran Premio di Aragona. Ah, io non so come. Enchio, tutte le medie hanno messo, porca puttana. Eccolo, no. Alcune hanno messo anche le. Ma io dove sono? Ventesimo, vabbè, dai. Sono ventesimo. Vai Astef, parti Astef, parti, 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 scatenato. Dai, domani mattina. Che cazzo mi freno così? Freno così bruscamente. Dai, dai, Steph, dai. Non mollare. Dai, porco due, lungo. Lungo, 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 lungo. Troppe curve, troppe curve. Dai, dai. Allora, comunque ragazzi, per chi non lo sapesse, la difficoltà l'ho impostata su avanzate, al 50% praticamente. Non è al 20% come mi ha detto qualcuno. Quindi siamo su una difficoltà bilanciata, anche perché non è proprio facile facile. Però noi comunque ci tentiamo per fare una bella staccatona. Dai, Steph. Dai, dai. Vabbè, comunque, secondo avvertimento, te valeva. Gira. Dai, dai. Dai, cazzo, porca puttana, sempre qui, sa? Ma sempre qui, ragazzi, sempre qui. Mi capita sempre la curva difficile, mi capita. Vabbè, dai. Vediamo un po' di fare una bella traiettoria. Oppla, che è caduto questo. Eccolo là che sono caduto pure io, vedete? Dai. Dai, Steph, dai. Dai, porca puledra. Devo fare 6 giri e ancora non stiamo a niente. Tempo, va a te, va. Staccatona di Astef. Non mollare Astef, non mollare. Dai, dai. Oh, porco due, mi perdo la moto. Dai, dai. No, ormai mi hanno distanziato. Sì. Vabbè, devo stare attento a questi tagli di curve. Dai. Dai. Ah, dai. No, che cazzo, perché ne avevo fatti ancora due.
Non capisco sta cosa. Vabbè. Vediamo di... Non ne ho fatti due e basta, cioè non ne ho fatti tre. Vai, dai, controlla sta moto, controlla. Prova tre, prova tre. Dai, sempre sta curva, porca miseria. Ma è brutta sta curva, ragazzi. Comunque è veramente brutta, brutta. Cioè non è una curva. Dai. Dai, Steph, dai, non mollare. Dai, dai. Dai. No, dai. Vabbè, ragazzi, considerando anche che i miglioramenti di questa moto fanno cagare a cazzo, cioè non sono, oh, porca miseria. Non sono come quelli che avevamo nello scorso salvataggio, prima che mi si bloccasse tutto il salvataggio, mi si è corrotto, quindi vabbè, comunque. Vabbè, scusate per questi flashback, comunque. Ovviamente li usiamo come se non ci fosse un domani. Vai. Questo è un rettilineo. Dai, dannata curva di merda. Dai, dai, Astef, dai, vabbè 3, vabbè 3, vabbè 3. Sono 57, dai. No, faccio così poi perdo il taglio curva, ma non posso farlo più taglio curva. Ho sono giocato tutto. Decisamente. Vabbè dai, vediamo di riuscire a... Dai, Steph, dai. Oh, porca miseria, scusate per il flashback. Vediamo, devo essere un po' più cauto quando faccio le curve pure, comunque. Allora, facciamo una cosa. Dai. Facciamo così. Dai. Ventunesimo, ma sta gara è da dimenticare comunque. E sempre in questa curva non riesco proprio, eh. Proprio, ragazzi, maledetta sta curva. Vabbè, comunque noi comunque ci... Vabbè, comunque ragazzi, fatemi sapere voi se volete che cambi team oppure continuo con questo team. Ditemi voi. Anche perché sta moto fa cagare proprio. Vediamo se con un altro team. Però peccato che comunque ho perso il salvataggio di quello vecchio. Mamma, pazienza. Sono ancora due giri, ci sono ancora. Se freno col tasto freno, eccola, mi fa sto scherzetto, mi fa. E quello è il problema. Che se freno con quel freno, comunque mi fa lo scherzetto, mi fa.
Porca miseria, scusate ragazzi per il flashback, scusatemi. Porca miseria. Ciao, domani mattina poi, eh. Vabbè, è stata colpa mia che ho frenato. Ciao. Vabbè. Porca miseria, porca miseria. La prima volta che faccio la curva bene in quattro giri. Ma ovviamente mi hanno proprio distanziato, cioè alla fine non c'è niente da fare. Ci siamo quasi ragazzi. Oh porco due. Ho sbagliato a mettere proprio a tre. Porca miseria ragazzi, scusate per questi flashback. Allora ragazzi, il video lo sto caricando, cioè lo sto facendo praticamente oggi e molto probabilmente lo caricherò domani, quindi scusatemi se ho tre. Però 6 giri, porca miseria. Ma io freno così prepotentemente, che la moto comunque si sbatta. Vabbè. Non sorvoliamo, dai. Non è una moto competitiva questa, si può dire la verità, ragazzi. Purtroppo, ripeto, i salvataggi. Poi le gomme iniziano a consumarsi ancora peggio. Quinto giro. Mettiamo valore 1, giusto per lasciarci il carburante nell'ultimo giro. Allora ragazzi, vi ricordo sempre di passare sul mio canale Twitch, il canale Astef1. Ricordo sempre passare lì ragazzi, lì dove porto le live, riporto le live, comunque le porterò anche su YouTube. Però comunque devo vedere come poter fare a registrare video delle live e portarle sul canale. Devo vedere un po' come fare questa cosa. No, se faccio. Ciao. Guarda quanti flashback sto usando, porca miseria, scusatemi ragazzi. Porca. No, cazzo. E come sempre sta curva la facciamo male. Vabbè, succede. Meno male che abbiamo quasi finito sta pista di merda. Però è complessa sta pista, ragazzi, eh. A parte comunque i rettilinei, che ci sono due o tre rettilinei, no? Però è complicata. Tutte queste curve sinistra, destra, porca miseria. Io che uso i flashback. Vabbè. Sovvoliamo. Dai, come fai a cadere così? Dai, cazzo. Figurati fare una gara. Oh porca miseria, vabbè. Vabbè. Ciao. Vabbè dai, proviamo anche la. Gomme sono finite. Non ce la fanno più ragazzi, come. Vediamo. Vabbè dai ragazzi, scusatemi ancora se il salvataggio l'ho perso.
Comunque ci facciamo l'ultimo giro. Ovviamente non farò manco la penalità perché non ne vale la pena. Fatto una gara di merda. Una gara di merda ho fatto. Vabbè, comunque noi ci abbiamo provato. Sì, ma se non ho sconto che succede? Se io non sconto la penalità, no? Che succede? Sì, ma la dove da come scontato, no? Tanto è l'ultimo giro, ragazzi, quindi non c'è bisogno manco che la sconto. Visto che sono 21esimo, quindi una merda vuota. Cioè praticamente siamo tornati punto a capo. Con le gomme consumate, la pista che si surriscalda proprio di brutto. Porca miseria. Le gomme non ce la stanno facendo più. Ho fatto una strategia sbagliata, ragazzi. Vabbè. No, sta pista gara è proprio da dimenticare. Sta gara è proprio da dimenticare. E niente ragazzi, da dimenticare sta gara. Vabbè dai, pazienza. Pazienza. Sì, ci sta, no? Una gara pure. Certo, non ho ancora una. Non ho di nuovo una gomma buona, però dai, ci sta. Una gara da dimenticare. Allora ragazzi, io direi che con questo video ci possiamo salutare qui. Spero che il video ragazzi vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo ragazzi, se volete iscrivetevi e lasciate un bel like. Un saluto da Steph Gaming. Ciao ragazzi, ai prossimi video con MotoGP 21. Ciao!